Le reazioni avverse al glutine sono una delle problematiche affrontate durante il congresso nazionale della Società Italiana di Medicina Generale a Firenze. Ne abbiamo parlato con il professor Carlo Catassi del Centro Pediatrico dell'Università Politecnica delle Marche. Allora, professore, innanzitutto cerchiamo di capire cosa si intende per reazioni avverse al glutine. Si intende una serie di disturbi, quello più noto certamente è la celiachia, che è una forma di intolleranza al glutine geneticamente determinata e con caratteristiche di patologia di tipo autoimmune. Questa è una patologia che noi conosciamo da molto tempo, adesso abbiamo metodi diagnostici molto raffinati e conosciamo vari aspetti di questo problema. Poi esiste l'allergia al frumento, anche questa è una patologia nota da tempo. Faccio l'esempio dell'asma del fornaio che è indotta per l'appunto dalla farina di frumento che si può respirare in un simile ambiente di lavoro. Di più recente descrizione è la sensibilità al glutine, patologia che non è celiachia, non è allergia, ma è sempre una reazione avversa con sintomi intestinali ed extraintestinali indotta ancora una volta dal glutine. Senta, professore, quali sono le manifestazioni cliniche di queste reazioni avverse appunto al glutine? Allora, le manifestazioni cliniche di questi disturbi sono molto variabili da soggetto a soggetto, non vi è dubbio che i quadri più comuni sono quelli a carico dell'intestino e quindi con sintomi quali la diarrea cronica, il dolore addominale, il gonfiore. Questi sono sintomi tipici della celiachia ma anche della sensibilità al glutine. Poi in realtà abbiamo tanti altri sintomi extraintestinali che colpiscono ad esempio il sistema nervoso centrale, piuttosto che la cute, il fegato e tanti altri apparati.